Super Touring Car Plus, le vetture del campionato CES, con Chandler Norris che però che non può girare con quella staccata lunga e quindi decide di fare il gioco a me oppure ne è costretto, perché è già dietro voluta, oppure obbligata davanti Xander Sedes che ha vinto ieri la sua manche con la BMW M3, poi Mortichal Zazzar e a chiudere Schadenhofer che però, ripeto, pur essendo attaccato al gruppo dei primi tre, ha già fatto il suo giro per web e questo è per gran vantaggio per lui. Sanders, vediamo questa volta Moto Star, tutti quanti tranne dovrebbe passare in seconda posizione così è infatti, quindi la sua staccatona al primo giro che l'ha portato al Joker Lab, qualcosa ha prodotto in quanto rientra in seconda posizione, adesso può cercare di calmierare e diminuire il suo distacco da Xenes in modo tale che se lo tiene entro 3 secondi praticamente ne usufruirà per andare in testa in quanto Xenes passerà al Joker Lab. Questi tutti mini calcoli che si possono fare, che chiaramente lui sta facendo, però intanto si attende a aver allungato, andiamo anche a vedere di quanto va anche Xenes al suo problema, potrebbe non passare, addirittura si continua a passare in davanti a Xenes, esattamente, quindi ha pagato molto la tattica del Joker Lab all'inizio, ha pagato prima per Schadenhofer che è andato per primo e anche per Portichal che l'ha fatto il giro precedente, mentre il leader che ha vinto quella T1, la BMW bianca del numero 444, c'è il set che mi ha deluso profondamente, questa volta deve, mi sa, accontentarsi di vedere gli altri due foto finish, guarda come sono viaggiare davanti l'austriaco Schadenhofer dietro lo slovacco Portichal, sta tentando di trovare con lui Marco Schadenhofer, l'abbiamo visto chiudere con l'attack tutti gli ingressi possibili immaginabili all'interno delle curve per non lasciare neanche spinge, che vediamo contraccolpo misurati alla staccata, io faccio così con i carri perciò ne ha molto di più il polo, perché ovviamente Portichal sta cercando di ne ha molto di più il polo farci trovare il barco giusto, insomma, ma un tot modo, provare a mettere il muso davanti in al contrario per Schadenhofer, intanto premi anche per Sexere, ma non c'è più tempo, si chiude Schadenhofer che aveva vinto la X1, adesso si ritrova terzo. Ieri era terzo, ha vinto la X2 e adesso è in testa. Va. Tamponata. Per Xenes con la pista umidificata. Sì, in effetti il posteriore è... Portichal alle sue spalle, mentre i primi due, Schadenhofer e Zazzar, ungherese, anzi, austriaco e slovacco, stanno viaggiando... Sembra la 350Z da drifting, quel BMW. Anche se... Poverino. Quanto hanno già fatto il loro giocatore. Schadenhofer va a vedere il proprio punta e la secca attenzione perché va a ingannare Zazzar che era tra andare al Joker Lab, no pure altro, Schadenhofer si gira all'uscita del Joker Lab e butta completamente a mare la possibilità di addirittura rientrare in prima posizione nonostante il Joker invece c'è qua. Nulla da dire, è chiaramente difficile
senza le 4x4 la pista umida. Adesso Sacciardo con i suoi minions sulla carrozzeria sta aspettando di andare a recuperare, però il tempo perso è notevole, i primi due rispetto, ormai circa 4 piloti hanno già passato il Giocarlotto, quindi sono tutte per le pari. Va all'interno Tendesco con le sue belle per un due ruote posteriori questa volta. Ed è il caso di farlo, vediamo se Chassenhofer riesce a recuperare almeno 4, sì. Riesce e riprende la terza posizione. Ah, è passato! Tempo dei problemi e viene scavalcato tranquillamente da Fosco Cial, problemi anche abbastanza grossi. Sì, Chassenhofer era fino a secondo, non poi ha fatto cagato sicuramente. Ci sembra decisamente in grave crisi. Perso nella seconda di questa mattina e adesso quarto per forte anche carico completamente fermo, posto in salto avanti, quindi tre tante così le cose, tre hit e tre diversi vincitori, diciamo che per essere fatti in faccia tutti quanti. La quarta hit del primo minchia che bello quel suono dei Minions con la sua Seat Leon azzurra, vale a dire Sacciardo, pilota della Slovacchia, così sarebbero una hit a testa e questo sarebbe decisamente un bel vedere per la finale. Cosa tanto? Tanto? Diciamo, diciamo che possa e di facciamo non è che abbiano il grosso per portare a casa in quanto sono solo in due, quindi se vale come prova del campionato slovacco, tutti gli altri slovacchi sono a casa. Buon per loro, un primo, un secondo non sfugge assolutamente. Starà a loro due, vale a dire a Pofficial e a Zacciar, portare a casa il maggior punteggio possibile. In questo momento sono secondo e quarto. Zacciar con la macchina, con la Seveone azzurra dei Minions. In testa c'è un pezzo qualcosa? Cos'è? È un pezzo di macchina che aveva già vinto la manche, la hit di ieri ed era la sua seconda nella hit 2, poi non si è fermata nella 3, adesso si scappa al nostro club lasciando via libera a Chassenhofer, l'Austriaco in seconda posizione, quindi Ungheria, Austria e poi i due piloti della Slovacchia in terza e quarta posizione. Chassenhofer sta cercando di riducire il distacco che ha da Sebes in prima posizione. Niente, ha dei problemi il Polo. Che cosa? Ha dei problemi. Il Minion? No, il Polo. Conquista decisamente più, Sebes riesce a sentire molto bene la sua schiena. Allora, Sanders in prima, Chassenhofer in seconda, Zacciar in terza e Pofficial in quarta. Questa è la battaglia tra i quattro. E le porte Zacciar, fino adesso, da ieri pomeriggio non si era mai visto così battagliero, adesso si vede che sta pensando anche al campionato slovacco, visto che io gliel'ho ricordato. E quindi sta dando il massimo, cercando di andare a sovrastare anche Chassenhofer. Ufficiale
nel frattempo sta perdendo il terreno a manetta. Ma sì, ma sta fumando. Le tre sono abbastanza lì in un fazzoletto, un po' grosso come fazzoletto, cioè una tovaglia. Andiamo in battaglia per tentare di portare a casa il massimo di tempo da questa quarta. Il tutto servirà per il conteggio finale dei punti tra le quattro hit e la finale. Ma questi sono punteggi che gli interessano loro in questo momento, a noi interessa solo vedere come conclude la gara. E vince ancora minchia che tegola che gli ha tirato. Puttana che tegola. Ma l'attacco dell'austriaco cercando la prima posizione, ma resiste. Pilota austriaco davanti, forse ha fatto la cosa migliore il BMW, comunque Zaccia, perché tanto gli è già dietro. Pilota ungherese che però ha già pensato di fare il Joker Man, quindi se riesce a tenere il passo di Zaccia, pilota pagano. Infatti sulle ghiaccate la scritta del popolo. Guarda che Di Pietro era settimo, potrebbe anche arrivato secondo. I tre devono fare, a parte qualche ritiro. Schade non serve, riesce a mantenere la prima posizione con totale attacca. Intanto Zazzara va a sua volta a fare un Joker, quindi gli ultimi due sono già Joker non più dipendenti, ma immuni. Sono già passati. No, ma se stanno dando di santa ragione. Non l'abbiamo mai visto così. Pungere muso contro coda contro il Shadow di tutte e quattro le hit che abbiamo visto tra ieri e stamattina e oggi pomeriggio. Il che significa che ha messo a punto la vettura esattamente per andare a rompere le scatole a Shadow, aspettando che magari lui vada a fare il Joker. Ovviamente ah, che bello, va bene a stare lì. E invece va dritto. In momento già vediamo se le cose la stendesse. Niente da fare, lontano il lungherese con la sua BMW bianca. Nonostante abbia vinto 2 delle 4 hit, però no, in questa finale non ci siamo per il momento. Ora però Shadenov che è davanti deve cercare di allungare, è già qua che sbaglia marcia, quindi grosse possibilità. Sì, beh, minchia, ci sono 6 giri, avvicinarsi in quella che al momento è la seconda posizione, ma potrebbe tranquillamente diventare la prima nel giro di poco tempo. Basta andare poi a vedere quando Shadenov andrà a sua volta al Joker Rap. Per il momento si sì, va adesso, quindi e pensiamo che si riuscirà, perché gli esercizi più brevi sono quasi insieme mai davanti, forse come avevamo immaginato. A questo punto tutti e quattro hanno esaurito il Joker Lab, quindi da adesso le posizioni sono quelle senza più possibilità di cambiamento più avuto al Joker Lab. È chiaro che se poi qualcuno di queste scese e chi è dietro riesce a passare, ok, va tutto bene. Shadenov in effetti adesso sta facendo la stessa cosa che faceva poco fa prima con lui, vale a dire molto contro prova, e di fatto c'è già la stessa impressione del mondo, qui non ha pensato all'incrocio. Si è capito, ma gli ha lasciato mezzo muso sul paraurti. Se non ci sono sconvolgimenti nell'ultimo momento, la vittoria è tra i due che sono davanti in questo momento, che danno allungato per tutta quanta la gara. Lo sta affumicando col diesel. Perché se siamo dalle cambiate che fanno la giusta fatica. Davanti Focus a seguire Shadenov, che vanno ad iniziare l'ultimo dei 6 giri quando arriveranno sul traguardo. One lap to go! One lap to go! Yes!
staccatone. Madonna. Porca troia! Dio fa che regnato! Che perde addirittura la prima e la seconda posizione! Catastrofica. Quando era passato, dopo la curva, il BMW era lì solo per quello. Stavo aspettando quel momento che si incastravano a vicenda. Tutti quattro molto vicini, ma lì c'è poco. Davanti nella pausa sto indicando che era di passare nel paddock. Ieri c'era la vettura col motore Maserati con il cofano aperto e per gli appassionati chiaramente è un bel vedere, una massa enorme che si sente poi dal rumore fantastico che fa tutti i cavalli che si attendono qua sul traguardo. Danno le mano. Ah beh. Questa è una curva, quella di Manola, principale. Entrato Graziano, adesso si entrerà a caricare l'altro dei ragazzi, oggi farà un po' di giri alla conclusione delle hit. Tanto per consumare qualche pneumatico, ecco così. Ma era anche per Davide Badò, grande lavoro all'interno. Buone mani, la sposa non si è presentata. Ma va, la sua firma. Ah, di quando arrivo è il caso di sposare.